tieni conto che noi abbiamo debuttato nel 68, quindi il nostro cinema degli inizi era veramente un cinema molto molto di provocazione, quindi molto sgrammaticato, molto 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 al di fuori di quelle che erano le regole vigenti. Noi siamo stati responsabili praticamente di una sorta, il grande disamore che si è venuto a produrre fra il pubblico italiano e il cinema italiano lo si deve molto a quel cinema d'autore di quegli anni lì, che veramente ha svuotato le sale. Noi quando stavamo nell'atrio del Salone Margherita, dove fu proiettato per la prima volta Balsamo sull'uomo di Satana, ecco, stavamo fuori e la gente dopo un quarto d'ora, 20 minuti dall'inizio, i pochi che erano venuti a vederlo già abbandonavano la sala maledicendo la cassiera. Noi sgomitavamo, dicevamo li abbiamo colpiti, li abbiamo fatto male, ma non sapevamo che ci avevamo fatto male da soli, perché poi da lì in avanti diventò una specie di catastrofe. Il cinema italiano veramente si allontanò in modo vertiginoso dal suo pubblico, e quindi non so dire, io quei film lì mi auguro di non vederli più, perché veramente rappresentano una stagione della nostra vita di supponenza, di presunzione, in cui veramente abbiamo fatto di tutto, insomma, per fare qualche cosa che non comunicasse nulla, ecco. Certo. Alla luce di una illusione, di questa fantasia al potere, di questa una onnipotenza che non aveva niente a che fare con questo strumento, che invece è uno strumento che si confronta continuamente col denaro, che ha nel pubblico, che riesce ad individuare il suo senso, perché un film senza pubblico non c'è, non esiste, non ha vita, non ha futuro, non può essere rivalutato fra 30, 40 anni come accade con altri mezzi di espressione. Il cinema deve in qualche modo individuare un suo pubblico nel momento in cui esce.